James, rimani concentrato. È pericoloso là fuori. Guida lentamente e lasciami gestire eventuali problemi. Perché non l'ho impedito? Una cosa del genere non era prevedibile, Jim. Invece dovevo immaginarlo, come padre e come poliziotto. Mi è successo tutto sotto il naso. Ha cercato di eliminarmi! Non li terrò lontani per sempre! Pericoloso, Jim. Entra nella Batmobile. Andremo alla torre dell'orologio. Devo rimanere nella Batmobile e proteggere Gordon. Tu portaci là tutti interi, Batman. Non abbiamo più tempo. Sir, prima di andare alla torre, vorrà sentire l'analisi delle forze del Cavaliere di Arkham che aveva richiesto. Cosa hai scoperto, Alfred? Ho impostato il Batcomputer per analizzare la presenza di miliziani sulle tre isole e fornirle una rappresentazione in tempo reale delle forze d'occupazione in ogni zona. Come può vedere, Miagani Island è densamente occupata, con numerosi droni terrestri a presidiare le strade. Founders Island è la roccaforte dei miliziani, protetta da radar a lunga portata e un lanciamissili. Le consiglio di non avvicinarsi con la Batmobile per il momento. I droni rimasti su Bleak Island sono stati messi a protezione della torre dell'orologio, quindi si prepari a una resistenza notevole. Grazie, Alfred. Mi dirigo subito lì. Sergente! Sì, signore. La squadra di recupero è andata. Comanda tu i droni alla torre dell'orologio. Arriva. Passo il controllo manuale. Lo fermerò, signore. Dalla caccia! Jim, la torre dell'orologio è circondata. Sgombrerò l'area e farò sapere quando sarà sicuro entrare. Fiancheggiamento drone! Rattler colpito! La corazza regge! Stai perdendo i droni, sergente! Quell'affare si muove troppo! Non riesco ad agganciarlo! Molteplici droni inattivi, che diavolo è stato? Il nemico ha capacità di attacco simultaneo. Penso che era in fretta. Batman ha liquidato un drone. Fateglielo pagare. Sono truppe della milizia alla torre dell'orologio, Jim. Rimani nella Batmobile. Faccio sapere quando l'area è sicura. Non rimarrò seduto qui mentre vai a prendere quei bastardi. Invece sì, Jim. Barbara non vorrebbe che ti facessi ammazzare. Sarò da te un minuto dopo aver finito. Un secondo. Unità torre dell'orologio. Batman sa che abbiamo la sua alleata e sta venendo da voi. Respingetelo. Non è sicuro entrare con i miliziani sul tetto della torre dell'orologio. Ha eliminato il nostro blindato! Oddio, ma dov'è? Non
Non so, non vedo il suo maledetto blindato. Forse ci sta guardando proprio. Area sicura. Vediamoci nella torre dell'orologio. Notevole. Ma i tuoi trucchi ti annoiano in fretta, Batman. Colin, sei di nuovo tu? Dolce Gramma! Aspetta a svenire, non ancora. Andiamo, fai vedere quanto vali. Aspetta che torni a casa tuo padre! Sarà furibondo per tutto questo macello! Non c'è nulla come un gran bel tuffo nel passato, eh, Batman? E ora un posto in prima fila al grande evento. Come se il vecchio Jim Gordon non ne avesse passate abbastanza. Prima un giovane piacente maniaco gli paralizza la figlia. E ora non si dà pace per il suo rapimento. Dovresti dirgli che è tutta colpa tua, Batman. Sono certo che capirebbe, voglio dire. Non è che tu abbia fatto ammazzare sua figlia. Almeno, non ancora, comunque. Ma la notte è ancora giovane. Oddio, no. Non è colpa tua, Jim. Certo che sì. Crane l'ha fatto per arrivare a me. Dovevo essere qui. C'è una cosa che devo mostrarti. Non abbiamo tempo, lei non è come noi. Identità confermata. Lei è forte, Jim. Più forte di quanto pensi. Lavora per te?
È tutta colpa tua. Io la troverò. È la mia famiglia! Mia figlia! È tutto quello che ho! Non avrei dovuto fidarmi di te. Mai! Me la caverò da solo. Sta alla larga dalla mia famiglia. Piuttosto bene, tutto sommato. Certo, io non gliel'avrei detto, ma è per questo che è così liberatorio essere me. Le cose si faranno interessanti, Batman.